uni accanto agli altri, gettare insieme dal cuore del paese la comune preghiera del Padre nostro. In essa è racchiusa la nostra identità di figli e oggi, in modo particolare, di fratelli che pregano l'uno accanto all'altro. La preghiera del Padre nostro contiene la certezza della promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli: non vi lascerò orfani. E ci offre la fiducia per ricevere e accogliere il dono del fratello. Vorrei perciò condividere alcune parole in preparazione alla preghiera che reciterò per il nostro cammino di fraternità e perché la Romania possa sempre essere casa di tutti, terra d'incontro, giardino dove fiorisce la riconciliazione e la comunione. Ogni volta che diciamo Padre nostro, ribadiamo che la parola Padre non può essere senza dire nostro, non può stare senza dire nostro. Uniti nella preghiera di Gesù, ci uniamo anche nella sua esperienza di amore e di intercessione che ci porta a dire Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E l'invito a che il mio si trasformi in nostro e il nostro si faccia preghiera. E aiutaci, Padre, a prendere sul serio la vita del fratello, a fare nostra la sua storia. Aiutaci, Padre, a non giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi limiti, ma ad accoglierlo prima di tutto come figlio tuo. Aiutaci a vincere la tentazione di sentirci figli maggiori che a forza di stare al centro dimenticano il dono dell'altro. A te che sei nei cieli, i cieli che abbracciano tutti e dove fai sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, a te domandiamo questa concordia che in terra non abbiamo saputo custodire. La chiediamo per l'intercessione di tanti fratelli e sorelle nella fede che insieme abitano il tuo cielo dopo aver creduto, amato e molto sofferto anche ai nostri giorni per il solo fatto di essere cristiani. Come loro, anche noi vogliamo santificare il tuo nome, mettendolo al centro di tutti i nostri interessi. Che sia il tuo nome, Signore, e non il nostro a muoversi e risvegliarci nell'esercizio della carità. Quante volte pregando ci limitiamo a chiedere doni ed elencare richieste, dimenticando che la prima cosa è lodare il tuo nome, adorare la tua persona, per poi riconoscere nella persona del fratello che ci hai posto accanto il tuo riflesso vivente. In mezzo a tante cose che passano e per le quali ci affanniamo, aiutaci, Padre, a ricercare quello che resta, la presenza tua e del fratello.